Ciao, io sono Sherry. Basta vedere una qualsiasi foto della mia famiglia per accorgersi che io sono molto diversa dalle mie sorelle. Il fatto è che siamo sorellastre. Abbiamo la stessa madre ma due padri diversi. Quando sono nata, la mamma ha lasciato papà perché pensava che fossi un perdente e si è sposata con un tipo più serio e promettente. Dopodiché sono nate Sara e Rose. Erano così carine e accanto a loro mi sentivo il brutto anatroccolo. Il loro aspetto non era l'unica cosa diversa. La mamma credeva che avevano davanti a loro un futuro brillante e le supportava in tutto. Sin da piccola Sara partecipava ai cast per modelle ed era comparsa in diverse pubblicità. Rose era una ballerina di talento e sembrava una bambola. Mamma si vantava sempre dei loro successi con le sue amiche. Rose diventerà una ballerina di successo e Sara è la ragazza più bella della città. Sono così fiera di loro. Non hai tre figlie? Oh sì, c'è anche Sherry. Beh, lei è parecchio banale. Wow, grazie mille. Volevo trovarmi un hobby, ma ogni mio sforzo portava a fallimenti continui. Infatti, spaccare tutto ciò che mi circondava era il talento che mi contraddistingueva. Di secondo nome facevo goffaggine. Un giorno ho deciso di mettermi ai fornelli nel tentativo di preparare una torta e ho quasi dato fuoco alla cucina. Sherry, è passato un elefante in cucina! Ripulisci subito! Poi ho provato a dipingere. Sfortunatamente sono inciampata e ho versato la vernice sul nuovo tappeto bianco. Beh, secondo me così era ancora più carino. Ma la mamma si è infuriata. Sherry, sei un disastro ambulante! Devi accettare il fatto che non otterrai mai niente nella vita, esattamente come quel perdente di tuo padre. Come potete vedere, questa era la mia vita. Mi sentivo un'estranea nella mia famiglia perfetta. Alla mamma non piacevo e il mio patrigno non mi calcolava minimamente. Non ero mai andata d'accordo nemmeno con le mie sorelle. Sherry, puoi darti un contegno mentre mangi? Stai facendo cadere delle briciole sul mio piatto. Qui qualcuno sta cercando di seguire la dieta. Oh, scusami, mi ero dimenticata della tua dieta a base di acqua. In breve, l'unica cosa che mi salvava era la mia indole ottimista. Ho continuato a cercare il mio posto nel mondo. E un giorno è cambiato tutto. Stavo mangiando le patatine e mi stavo informando sui vari hobby quando la mamma è venuta da me e mi ha strappato la merenda dalle mani. Sherry, dobbiamo risparmiare. Il tuo cibo spazzatura ci costa una fortuna. Riuscite a crederci? A quanto pare il mio patrigno era stato licenziato. La mamma era terrorizzata dalla povertà e ha iniziato a pensare come un'ossessa a un modo per guadagnare. Ho proposto di vendere l'auto e di comprare un modello più economico, ma la mamma non era entusiasta della mia idea. Vuoi che i vicini ridano di me? Assolutamente no. Poco dopo le è venuto in mente un piano brillante e ci ha spiegato che Stella, una sua amica, si era trasferita in città. Lavora nell'industria della moda ed è ricca sfondata. Stella ha un figlio che si chiama Jack. Una di voi ragazze dovrebbe sposarlo. Così saremo a posto per sempre. Sara avrebbe dovuto provarci con quel ragazzo, ma per qualche strano motivo non ne sembrava felice. Mamma, non voglio uscire con Jack. Non discutere, tesoro. Sarete una bellissima coppia. Anche se non eravamo mai state migliori amiche, ho comunque chiesto a Sara perché era così sconvolta. Non sono affari tuoi. Vabbè, chi se ne frega. Non c'era bisogno di essere così antipatica. Un paio di giorni dopo, Stella e suo figlio sono venuti a trovarci. La mamma ha detto a Sara di fare del suo meglio per conquistare Jack. Nel frattempo mi hanno mandata in soffitta per non spaventare i nostri futuri parenti. Che cosa sarei? Una specie di mostro? Ho pestato i piedi con rabbia. E all'improvviso mi si sono scuciti i pantaloni. Ops, perché la qualità dei vestiti per gente come me è così scarsa? Sherry, distruggi tutto quello che tocchi. Stai in soffitta e non disturbarci. Vabbè, pazienza. Prima di nascondermi sono riuscita a vedere di sfuggita Jack. Oh wow, era bellissimo, ma non era affar mio. Così ho smesso di sbavare e sono salita in soffitta. Stavo cercando di capire come passare il tempo quando ho trovato una macchina da cucire ricoperta di polvere. Mi sono chiesta come funzionasse. Ho preso delle vecchie tende e ho provato a fare un paio di punti. Sorprendentemente le mie mani sapevano che cosa fare. Poco dopo quelle orribili tende si sono trasformate in un bellissimo abito. Wow! A quanto pare ho trovato la mia vocazione! Stavo ammirando il mio lavoro quando ho sentito qualcuno urlare al piano di sotto. Gli ospiti se n'erano andati e sono scesa in salotto quando ho visto mia madre sgridare Sara. Che cosa ti prende? Perché hai spaventato Jack? A quanto pare mia sorella aveva fatto il possibile per cacciare il ricco sposino. Aveva fatto le boccacce e delle battute idiote. Aveva persino scorreggiato!
Non gli ho chiesto perché lo avesse fatto, visto che non mi sembrava dell'umore per parlarne. Nel frattempo, io ho imparato a usare la macchina da cucire. Innanzitutto ho dato una sistemata al mio guardaroba. E poi ho iniziato a creare degli abiti con la stoffa che avevo ricavato. La soffitta è diventata il mio studio, dove appendevo le mie creazioni. E poi la mamma ha pensato a un altro piano. Rose, siccome a Jack non è piaciuta Sara, dovrai conquistarlo tu. Tornerà a farci visita. Ma io... Ok, come vuoi. Brava ragazza. Mentre per quanto riguarda te, Sherry... lo so, io vado in soffitta. Stavo facendo ciò che amavo di più, quando ho sentito che al piano di sotto stavano urlando di nuovo. Che cosa era successo stavolta? Ho sbirciato con cautela e ho visto la mamma prendere Rose da parte e sgridarla. Mi hai umiliata! Stavo solo... Niente scuse! Stella li ha raggiunti e ha detto che dovevano andare. Temevo di farmi scoprire, così ho fatto un passo indietro. Ma siccome ero troppo goffa, sono finita in terra. Che cos'è questo rumore? Il vento. Stella non ci ha creduto ed è andata in soffitta a controllare. Mi sono nascosta subito dietro le scatole perché non volevo che la mamma mi sgridasse. C'è stato un silenzio imbarazzante che è durato per qualche minuto. E poi l'amica di mamma ha sussultato. Ma è incredibile! Chi ha creato questi capolavori? La mamma ha guardato i miei vestiti e ha capito che erano opera mia. Tuttavia era ancora il brutto anatroccolo della famiglia e la mamma era una bugiarda esperta. Così ha risposto che li aveva fatti Rose. Sono bellissimi! Guarda che lavoro incredibile! Stella lavorava nell'industria della moda e ha detto che avrebbe presentato Rose alle giuste persone e ad alcuni stilisti famosi. Oh, sarebbe fantastico! Entrambe le mie figlie sono piene di talenti. Rose crea i vestiti e Sara li indossa in passerella. Riuscite a crederci? La mamma si era dimenticata di nuovo di avere 3 figlie. Quando gli ospiti sono tornati a casa loro, sono andata da lei come una furia. Scusa, ho fatto io quei vestiti! Sherry, l'industria della moda non mi sembra fare al caso tuo. Ho un'idea. Poi ha detto che mi avrebbe fatta partecipare alle prime fasi del progetto e mi avrebbe comprato il tessuto migliore del mondo. Farai ciò che ami e le tue sorelle si prenderanno il merito. Così siamo tutte contente. Che cosa ne dici? Ci ho pensato e ho capito che era meglio di niente. Ok, d'accordo. Il giorno seguente la mamma ha preso i miei abiti e l'ha portati all'incontro con lo stilista insieme alle mie sorelle. Quando è tornata era raggiante. Ottime notizie, Sherry! Allo stilista sono piaciuti i tuoi abiti. Abbiamo firmato un contratto, devi creare una piccola collezione. Sara la presenterà all'inizio della sfilata. Dopodiché mi ha dato della stoffa e le misure delle modelle e mi ha detto di sbizzarrirmi. Ovviamente ero felice che qualcuno apprezzasse il mio lavoro. Ma mi dava fastidio il fatto che Rose e Sara avrebbero ricevuto i complimenti che erano destinati a me. Ero un po' arrabbiata. Ma poi la mamma mi ha detto una cosa che mi ha rallegrata. Sherry, tesoro, nel profondo sapevo che presto o tardi avresti trovato la tua strada. Sono molto fiera di te. Grazie, mamma. Significa molto per me. E poi mi sono messa al lavoro. Mi sono ispirata al film di Barbie, quindi scegliere il tema è stato facile. Ho messo l'anima in ogni singola cucitura e sognavo di sfilare in passerella con indosso uno dei miei abiti. Tuttavia sapevo che non sarebbe mai successo. Sherry, scordatelo, sei troppo grassa per sfilare. La cosa più importante era che il comportamento della mamma nei miei confronti era totalmente cambiato. Era diventata molto dolce, si assicurava che non mi stancassi troppo ed era sempre di buon umore. Sherry, tesoro mio, hai fame? Sì, mangerei volentieri uno snack. Aspetta un attimo. Sara, prepara qualcosa di buono per Sherry. Ma volevo uscire. Fai come ti ho detto. Sherry è il futuro della nostra famiglia. Vuoi che muoia di fame? La mamma ha chiesto alle mie sorelle di servirmi mentre stavo lavorando. Uffa, mi è sembrato che mi odiassero ancora di più. Devo uscire con Jack e fare i compiti di Sherry mentre lei cuce. Mi fa infuriare. E poi un giorno le mie sorelle non hanno più sopportato quella situazione e insieme hanno distrutto tutti gli abiti che avevo cucito con tanto amore. Non riuscivo a crederci. Ultimamente sei insopportabile. Questo è per ricordarti che non sei una stilista famosa. Non dirmi che stai per piangere. Oppure vuoi andare a dirlo alla nostra cara mammina? Uffa, non sapevano contro chi si erano messe. Non volevo sconvolgere la mamma. Così ho deciso di non arrendermi e ho lavorato fino a tarda notte per ricreare la collezione. Volevo dimostrare a tutti che non ero una buona a nulla. Se devo essere sincera, non capivo perché le mie sorelle fossero così arrabbiate. Infatti si sarebbero prese tutto il merito. Non capivo nemmeno perché nessuna delle due fosse interessata a Jack. Era bellissimo e divertente. Quando veniva a prendere Rose, uscivo di nascosto dallo studio e li spiavo. Ehi Rose, stai benissimo? Certo, sono così lusingata.
La stilista più famosa del mondo vuole andare in un bar dove hanno 12 gusti di gelato? Rose è a dieta, caro. Dovresti portarla in palestra piuttosto. Mi sembra un po' ingrassata. Santo cielo, a me sarebbe piaciuto tantissimo mangiare 12 gusti di gelato insieme a Jack. Sfortunatamente non sapeva nemmeno che esistessi. Una sera io e Rose siamo rimaste a casa da soli. Mi ha detto che doveva uscire con Jack e se n'è andata. Ho preso ago e filo, ma poi qualcuno ha bussato alla porta. Ho aperto e ho visto Jack. Ciao, chi sei? Io? Nessuno. Ho nascosto ago e filo dietro alla schiena. Jack mi ha rivolto un sorrisino furbo. Miss Nessuno, potresti per favore dire a Rose che sono qui? Non è con te? Jack mi ha detto che quel giorno non avevano impegni. Era venuto da noi per lasciarla. È molto carina, ma se devo essere sincero, esco con lei solo perché me lo ha detto mia madre. Non sento le farfalle nello stomaco, capito? Volevo dirle che non provo niente per lei. Non voglio che continuiamo a frequentarci. Ma siccome Rose non è a casa, tornerò più tardi. Mi sono sentita fuori luogo. Poi Jack mi ha fatto l'occhiolino e se n'è andato. Ho realizzato che non uscivo da un po'. Dovevo mettere ordine tra i miei pensieri. Mi sono andata a fare una passeggiata. Stavo passando accanto a un bar quando ho visto Rose. Wow, stava mangiando una marea di cibo. Non potevo fare finta di nulla. Così mi sono seduta accanto a lei e le ho chiesto che cosa stava succedendo. Sherry, ti prego, non dirlo alla mamma. Mi ha costretto a mettermi a dieta per il resto della vita. Non ho scelta. Devo nascondermi ogni volta che mi viene fame. Riesci a crederci? Mia sorella mi ha spiegato perché la mamma l'aveva sgridata quando Stella e Jack erano venuti da noi. A quanto pare, Rose aveva mangiato una fetta di torta davanti a loro e la mamma aveva perso la testa. Vorrei mangiare come una normale adolescente e vorrei anche fare danza sportiva invece che classica. Non provo niente per Jack e non voglio uscire con lui. Non voglio nemmeno fingere di aver creato io quei vestiti. Prima che potessi risponderle abbiamo visto Sara entrare al bar. Per nostra sorpresa, era in compagnia di un ragazzo carino. Sherry? Rose? Oh... Sara si è subito allontanata da quel tipo e ha finto di non conoscerlo. Presentacelo, dai! Chi è quel bellissimo ragazzo? Sara ha ammesso che stava frequentando Harry da molto tempo, ma lo aveva nascosto alla mamma perché temeva che non approvasse la sua scelta. Infatti la famiglia di Harry non era ricca e nostra madre era ossessionata dal denaro. Ecco perché ho fatto il possibile per allontanare Jack. Come mai avevo provato invidia per le mie sorelle? Credevo che fossero le preferite della mamma, ma in realtà aveva trasformato la loro vita in un inferno perché cercava di controllare ogni loro mossa. In quel momento ho realizzato che la mamma aveva iniziato a interessarsi a me solo perché aveva capito che ero diventata un'opportunità di guadagno. Io, Rose e Sara abbiamo parlato e abbiamo fatto pace. Ho detto loro che non avrei più obbedito alla mamma e che non avrei realizzato gli abiti per la sfilata. Ma le mie sorelle si sono scambiate un'occhiata d'intesa e mi hanno proposto un'alternativa. No, Sherry, tu hai molto talento. Tutti dovrebbero saperlo. Ho risvegliato il vostro interesse? Bene, allora mettetevi comodi. Lo spettacolo sta per iniziare. Qualche giorno dopo è iniziata la Fashion Week. Alla sfilata sono venuti i paparazzi e le celebrità. Stella e Jack erano seduti in prima fila. La mamma era sicura che sarebbe andato tutto secondo i piani e si è vantata con i giornalisti, dicendo che le sue figlie sarebbero state le star dello spettacolo. Poi sono apparsa sul palco io, con indosso un bellissimo abito di alta moda che avevo creato io stessa. Mi hanno seguito alcune modelle di taglie diverse. Ho preso il microfono e ho presentato la mia collezione. Mi chiamo Sherry. Come potete vedere non sono una modella, ma posso comunque vestirmi bene. Ecco perché ho creato abiti di taglie diverse. I miei outfit sono fatti per permettere a tutti di mangiare una fetta di torta in più e avere comunque un aspetto magnifico. Il pubblico ha applaudito. Poi la mamma mi ha raggiunta e ha provato a strapparmi il microfono dalle mani. Mi stai mettendo in imbarazzo! Smettila! Sei un disastro ambulante! Le mie sorelle sono venute in mio aiuto. No, tu dovresti smettere di rovinare le nostre vite. Sherry è bellissima e ha molto talento. Non puoi nasconderla in soffitta. E comunque io non sono più a dieta. Oh, esatto, mamma, ti presento il mio ragazzo, Harry. A me non interessa il suo conto in banca e non mi importa nemmeno la tua opinione. Vi siete alleati contro di me? Come vi permettete? Ha continuato a urlare. Era fuori di sé dalla rabbia. Stella ha preso il microfono. Wow, a quanto pare non ti conoscevo così bene. Hai delle figlie splendide, perché le tratti in questo modo? Adoro il tuo lavoro, Sherry. Se sei d'accordo possiamo lanciare una linea di abbigliamento insieme. Ma questa volta sarai tu a firmare il contratto. Così tua madre non potrà intromettersi. Affare fatto! La mamma se n'è andata furibonda. Io e le mie sorelle siamo rimaste a vedere la sfilata. Quando è finita, Jack è venuto da me.
Ho capito subito che eri tu a creare quegli abiti. Ti ho vista lavorare quando sono venuto da voi a prendere Rose. Sai, sento le farfalle nello stomaco. Vuoi uscire con me? Andiamo a provare quei 12 gusti di gelato. Ecco come ho trovato la mia strada. Io e le mie sorelle abbiamo iniziato ad andare molto d'accordo. Ognuna di noi è brava in qualcosa e non abbiamo più bisogno dell'approvazione della mamma. Spero che la mia storia possa esservi di ispirazione. E voi? Quali sono i vostri hobby? Rispondetemi nei commenti qui sotto.